Dal Vangelo secondo San Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cosa avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come li rimettiamo noi ai nostri debitori, e non si induca in tentazione, se da libera non sa male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete gli altri, neanche il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parole del Signore. Lode a te, o Cristo. L'acclamazione al Vangelo dice: avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale crediamo Abba Padre. Salmo 110-111: le opere delle tue mani sono verità e diritto, dal Salmo responsoriale. E dalla prima lettura, dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio. Rimanendo in questa settimana nel perdono, nella carità e soprattutto nel colloquiare e perdonare gli altri, malvagi, nemici, tutti, lo dice Gesù: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neanche il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.